Ciao a tutti ragazzi e come sempre bentornati su Pepe Vacca Collectibles. Oggi siamo di nuovo qui con un episodio delle news della settimana, una settimana veramente molto interessante, un sacco di annunci, un sacco di roba bella e quindi andiamo subito a vederle. Siamo ovviamente sul sito ufficiale di Hot Toys per vedere la prima grande rivelazione, che è questa fantastica Ash tratta da League of Legends. Hot Toys già una settimana fa più o meno, forse qualcosina in più anzi, aveva fatto una sorta di tease in cui aveva annunciato comunque la lavorazione di questa fantastica action figure che adesso ha rivelato in tutti i suoi dettagli. È da poco uscito anche il preordine che poi andremo a vedere ovviamente sul Colosso dei Nerd e guardate che spettacolo questa action figure. Il volto è decisamente bellissimo. Tratto dalla cinematic in realtà, perché le fattezze di Ash, così come il vestiario e tutto il resto, sono quelle dell'ultima cinematic di League of Legends. Io, raga, non seguo League of Legends, quindi correggetemi se sto sbagliando qualcosa, ovviamente. Però è una figure, secondo me, bellissima. È strapiena di dettagli, piena anche di materiali. Guardate per esempio il pelo che è stato utilizzato per fare le varie rifiniture dell'armatura, del vestito, insomma, che sembra essere un misto tra tessuto, parti in pelle, diversi tipi di tessuto in realtà, pelo, PVC, insomma, c'è un sacco di roba. Non sembra, ma è davvero eccezionale. Il mantello che sembra essere appunto guardato, cioè con il filo, e quindi modellabile secondo le nostre necessità. L'arco di ghiaccio è realizzato perfettamente. I capelli saranno nel classico PVC morbido, quindi che permetterà un'articolazione della testa non troppo evidente, non troppo, diciamo, con un'escursione non troppo grande, purtroppo, però alla fine dipende dalle esigenze, dipende dal posing e tutto il resto. Possiamo vedere quindi tre tipi di accessori per quanto riguarda le pose d'attacco, che sono il freccione enorme di ghiaccio, l'arco appunto di ghiaccio con le normalissime frecce e questa sorta di raffica di frecce sempre di ghiaccio. Poi qui Hot Toys vuole appunto esaltare il fatto che ci sia il pelo come rifiniture delle parti d'armatura, bellissimo questo stile nordico fra il pelo, la pelle, il tessuto, è secondo me meraviglioso. E qui ovviamente c'è la base diorama con i vari supporti e come possiamo vedere anche la freccia di ghiaccio, quella più grande che abbiamo visto poco fa. Tutto integrato in quella che sembra essere un'unica versione, quindi non ci sarà una versione normale e una deluxe con la base diorama, ma sembra essere tutto in un'unica versione. Ovviamente la novità introdotta ormai su tutte le doll annunciate tra fine 2023 e 2024, cioè gli occhi che possono essere ovviamente ruotati, girati, chiedo scusa. E qui vediamo come al solito il riepilogo con tutte le novità e tutte le caratteristiche di questa Ash, che secondo me è veramente una gran figata. Io purtroppo ragazzi salterò sia perché devo diminuire la mole di figure che vado ad acquistare perché sto iniziando vari altri progetti, eccetera, ma soprattutto perché non ho un vero e proprio legame con la serie di League of Legends, quindi però è veramente una doll spettacolare. Parliamo quindi della Video Game Masterpiece 60 di altezza più o meno 28,5 cm e 30 punti di snodo. Data di uscita approssimativa fine 2024, inizio del 2025 e qui possiamo andare a vedere tutte le varie specifiche che praticamente abbiamo visto finora. Vediamo se c'è qualcosa di nuovo, qualcosa che magari mi è sfuggito. Ovviamente 7 mani intercambiabili che suddivise in mani aperte, mani che servono per tenere l'arco, per tenere le frecce, una mano gesture, quindi diciamo una sorta di mano in posa. Poi abbiamo ovviamente sempre l'headscoot che è dipinto a mano, scolpito a mano, e il costume con appunto il pelo, guanti,
stivali, vari tipi di frecce e l'arco. Quindi ragazzi, fatemi sapere come sempre cosa pensate di questa Ashe, se pensate di preordinarla, perché secondo me se vi piace sia la Doll ovviamente che se siete amanti di League of Legends non potete farvela scappare, così come Kai'Sa, altra Doll sempre di League of Legends che è uscita ormai, è stata annunciata forse un annetto fa, che uscirà quest'anno, quindi ragazzi non ve le fate scappare. Sempre per Uctoys, questa volta parliamo di una release, quindi è stato rilasciato, sempre per il mercato orientale, ragazzi, il Super Battle Droid, tratto da Star Wars, questa scatola molto particolare, molto bella, che vedremo anche in altri doll di episodio 2, sto parlando in questo caso. Davvero un bel pezzo, non mi fa impazzire sia come proprio estetica del personaggio, sia diciamo che lo definirei per quanto riguarda la mia collezione un acquisto di serie C, ok? Quindi qualora un giorno dovessi trovarlo in sconto da qualche parte, eccetera, magari ci potrei fare un pensierino, ma per ora no, lo affiancherei ovviamente a Jango Fett, i droidi e il Conte Dooku. Poi ragà, altro annuncione per me, sta spopolando questa Rocket Toys che sta facendo, già ne abbiamo parlato in altri video, queste doll in scala 1 a 6 dedicate a Naruto, in particolare a vari personaggi di Naruto, ma c'è la linea dell'Akatsuki che è, secondo me, fenomenale. Qui è stato svelato, già il prototipo era stato mostrato qualche tempo fa, adesso cominciano a venire fuori le doll vere e proprie. È stato svelato Deidara, un altro dei membri che dopo Itachi, Kisame, per adesso basta, poi ovviamente c'è Hinata e ci saranno altre doll che sono già state mostrate almeno per quanto riguarda il prototipo. Questo fantastico appunto Deidara, secondo me un altro pezzo immancabile, un membro onorario dell'Akatsuki che non può mancare alla vostra collezione se già avete iniziato. Poi per quanto riguarda queste doll, ragazzi, rimanete sintonizzati sul canale perché arriveranno delle importanti novità. Poi andiamo avanti come al solito con Tamashii Web, l'ultima volta. Questo sito sembra essere veramente super carico, raga, non so perché, la mia tecnologia non è, anzi, è di 10 anni fa. L'ultima volta abbiamo avuto dei problemi tecnici, ho avuto dei problemi tecnici con questo sito, quindi incrociamo le dita che non succeda di nuovo. Allora, quindi, novità importanti anche per quanto riguarda SH Figuarts e Tamashii Nations in generale. Nuovi annunci, Figuarts Zero, questa statua bellissima di Luffy con altri personaggi di One Piece, questo Mazinga, e la ristampa, questa cosa importantissima per uno per esempio come me che se l'è lasciato sfuggire, la ristampa delle SH Figuarts di Luffy. Poi, importante novità che vedremo fra poco, le figure dedicate a Tekken 8 e a Demon Slayer. Poi, se volete, ci sono sempre su Tamashii Web, il sito ufficiale di Tamashii Nations, tutto il calendario, ci sono tutte le uscite previste per i prossimi mesi, come abbiamo già visto in altri video, ma ora vorrei soffermarmi di più su quelli che sono i pezzi più iconici, quelli che io ritengo essere quelli più importanti per quanto riguarda SH Figuarts. Sto parlando ovviamente di Kazuya Mishima e Jin. È appena uscito Tekken 8, appena stato rilasciato, ovviamente sta già riscuotendo un enorme successo, il successo che una saga, diciamo, un brand come Tekken merita. E quindi quale migliore occasione per celebrarlo con queste stupende SH Figuarts dedicate. Kazuya, quindi i preordini apriranno il 1º febbraio, quindi ci siamo ragazzi per una release che sarà fra giugno e luglio del 2024, parliamo sempre del mercato orientale. Quindi questo Jin, secondo me, cioè questo Kazuya, scusate, fenomenale, e adesso andiamo a vedere anche Jin.
chiedo scusa ragazzi per la lentezza, ma come vi dicevo poco fa, quello è Jin Kazama, anche questo nel suo stile un po' più, diciamo, moderno di tecchenotto, sarà un pezzo fenomenale, ragazzi. E anche lui in preordine dal 1° febbraio per uscire a giugno del 2024. Altri pezzi da non farsi scappare sono della linea sempre Sage Figuarts, Nezuko e Tanjiro, direttamente da Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Anche questo personaggio iconico tratto da Demon Slayer, quindi altra importantissima novità per quanto riguarda e Sage Figuarts, quindi un sacco di roba tra Luffy, questi. Sage Figuarts ultimamente sta facendo dei pezzi veramente bellissimi. Poi, altro capolavoro, sempre per tornare stavolta tra le 1 a 6, sto parlando di Queen Studios con In-Art Collectibles. In-Art che, dopo averlo mostrato ormai in svariate occasioni, ha deciso finalmente di aprire i preordini, che saranno disponibili dal 30 di gennaio, per quanto riguarda il Joker tratto dall'omonimo film del 2019. Questa versione quindi con la di Joaquin Phoenix, con la giacca rossa, insomma quello che tutti conosciamo. Ragazzi, se siete interessati a questa versione, sbrigatevi, cioè il 30 di gennaio sta arrivando, quindi state pronti perché, come tutte le figure di In-Art, è veramente sempre molto difficile accaparrarsele in tempo, quindi state in campana. Per l'ultima parte del video, come sempre, ragazzi, siamo sul Colosso dei Nerd, dove possiamo trovare le ultime novità sul sito. Dopo questo fantastico Kisame della linea dei Rocket Toys di cui vi parlavo precedentemente, abbiamo delle importanti novità da parte di Wai Studio con questo Pinhead tratto da Hellraiser, Superman nella sua versione diciamo più classica, tra virgolette, di SSR, che dovrebbe essere, non ricordo il nome della marca, ragazzi, scusate, queste fantastiche figure, il set completo, fantastico, oddio, punti di vista di Rocky, e poi varie in scala, varie action figure tratte dai film horror, dall'Esorcista, da It, eccetera. E poi queste bellissime statue di Ichiban Show di Dragon Ball Z. Abbiamo, come vedete, Cell, Radish, Goku, Gohan Junior e Vegeta nella sua versione Super. Ecco il preordine di Ash, di Toys, di cui vi parlavo prima, che come possiamo vedere è di 340, un pochino più alto della media di queste figure, ad esempio di Kaisa, probabilmente per via della vasetta diorama che Hot Toys fa pagare sempre qualcosina in più. E novità fresca fresca, inserimento fatto oggi dal Colosso dei Nerd, questa Catwoman di McFarlane Toys. Ragazzi, anche per quanto riguarda il Colosso dei Nerd, mi raccomando, rimanete sintonizzati sul mio canale perché martedì ci sarà un annuncio molto importante inerente sia al canale sia al Colosso. Quindi, mi raccomando, ragazzi, per quanto di voi sono arrivati fino a questa parte del video, rimanete sul canale perché sto lavorando su qualcosa di abbastanza interessante, una piccola chicca che spero faccia piacere sia a voi che al Colosso, insomma. Detto questo, ragazzi, io come avete potuto sentire, probabilmente sono raffreddatissimo, sono qui a fare questo video proprio perché avevo voglia di condividere con voi tutte le novità, tutti questi nuovi preordini che non vedo l'ora di avere tra le mani. E fatemi sapere qui sotto nei commenti, come al solito, se ho dimenticato qualcosa, se invece vi interessa qualcosa di quello che avete visto, di quello se preordinerete, se avete delle domande, delle curiosità, io ragazzi sono sempre a completa disposizione, sia qui su YouTube che su tutti i social, tutti, Instagram e Facebook per il momento. Sono ancora un boomer. Detto questo, ragazzi, io come sempre vi saluto, ci vediamo quindi martedì per il video di cui vi parlavo prima e poi giovedì con il prossimo unboxing, che sarà una piccola chicca. Quindi rimanete sul canale come al solito
e ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi, a presto.